Perbacco che Taranto, beh, dopo le proteste di Confcommercio di Casartigiani, deontologicamente ho voluto ascoltare anche il patron, l'organizzatore della manifestazione, Antonio Rubino. Allora, Rubino, non è stata contestata l'iniziativa, quanto piuttosto il fatto che sono state allocate attività identiche a quelle già presenti, il che crea un fatto di concorrenza interna. Cosa replica? Allora, secondo me è una strumentalizzazione. Perché? Perché queste manifestazioni ovunque si facciano in Italia, a meno che non si facciano nei deserti, ci si troverà sempre, no? Una contrapposizione con quello venduto dal locale. Però io prendo come riferimento un altro evento, quello dello scorso anno, consentimi, no? Quello di Martina Franca, quello che ha fatto tanto clamore, 300.000 persone eccetera, dove c'erano 68 stand e non 35 come quelli di Taranto. Beh, vai a chiedere a tutti i commercianti di Martina Franca, anche quelli che erano in periferia, hanno stravenduto tutti quanti. Quindi non pensare che questi, che gli stand rubino qualcosa. Poi solitamente io i bilanci sono portato a farli dopo la manifestazione, no? Luigi, perché stamattina ancora noi dobbiamo iniziare, perché diciamo dalle 18 in poi si inizia. Io già ho sentito critiche, già si stanno facendo i bilanci negativi. No, Rubino, non è un bilancio, è una situazione proprio di partenza. Cioè si dice, ma se io vendo panzerotti mi posso trovare davanti a 3 metri le altri colleghi commercianti che vendono la stessa cosa? E poi anche attività commerciali che a causa di questi gazebo, di questi stand, sono state queste attività letteralmente murate, tappate. E se così, voglio dire, e se non fosse così? Cioè voglio dire, se... Cioè, era la tipologia del venduto, di quanto si offre. Luigi, facciamo, ipotizziamo che lunedì, no? Martedì, quando tireranno le somme, i commercianti che, come dici tu, sono oscurati, o come direbbe un dirigente di Martina Franca, occultati da gazebi, che poi tu sai che avviene anche quando ci sono i mercati settimanali, perché anche quando fanno i mercati settimanali e mettono uno stand davanti a un negozio, avviene. L'occultamento avviene anche quando in un parcheggio si mette davanti a un negozio un camion di 2 metri, ha occultato la visibilità della vetrina. Uno si sente proprio beffato in casa propria. È perché quando tu metti la macchina a parcheggio davanti a una vetrina di un negozio è diverso. Vabbè, ma la macchina non è che si mette orizzontalmente, non verticalmente. E se è un camion? E se è un furgone? Ma è momentanea. Stiamo facendo dei falsi. Comunque, ora al di là di questo, si chiedeva un qualcosa di più sobrio e di meno da sagra. Allora, qualcuno ha scritto, e mi dispiace che lo abbia fatto qualche collega che io stimo, ha scritto ben altra cosa da Noci, da Bacco nelle Gnostre. Ha scritto una cosa, probabilmente lo ha scritto chi non è mai andato a Noci, perché il 90% delle attività che sono qui a Taranto sono le stesse che stavano 15 giorni fa a Bacco nelle Gnostre e a Noci, con lo stesso stand, con la stessa tipologia dello stand, i mercatini con gli stessi gazebi personali, quindi non è cambiato, è cambiata la location, scusami, Taranto è molto più bella di Noci, non c'è paragone. Tra l'altro se ne è fatto un'altra importante a Conversano, davanti al castello, dove c'è anche una bella scenografia, eccetera, eccetera, è stato ancora più bello di Noci. Noi l'abbiamo fatta a Martina Franca, che senza nel centro storico di Martina Franca, poi qualcuno ha scritto erroneamente, e poi ti farò vedere in privato, che noi saremmo stati cacciati da Martina Franca, grande bufala. Ma questo non ci interessa. No, ma dobbiamo dirlo, perché non è vero, perché qui c'è, io ho l'autorizzazione proprio in questi giorni a Martina Franca, ecco. E ho desistito a fare Rubino, a Martina Franca. C'è un altro fatto, l'immissione di fumi, si diceva friggitorie che provocano, scusate l'espressione poco elegante, puzza. Ma tu la senti? Senti questa puzza? Beh, davanti alle friggitorie sì, si sente. Qua, qui ce n'è una a 5 metri. No, no, dico, no, 5 metri sta genere, qua. Le pettole, quando voi fate le fette alla Santa Cecilia come le fate? Come sì, le ma le attività commerciali hanno tutta una regolamentazione per la emissione di fumi. Qui è un po' più alla Carlona. No, assolutamente no. Noi siamo, forse non lo sai, noi siamo molto ma molto più controllati. Perché qui noi abbiamo l'ASL, i NAS, abbiamo dei controlli che solitamente non fanno le attività normali.
animali, quindi questo è un altro falso problema. Mangiare qui nello street food, a parte che parliamo di presidi slow food, perché ciascuna di queste attività appartiene a un presidio slow food, quindi è un'altra cosa delle bancarelle dei mercati, dei patronali eccetera, quindi stiamo parlando di presidi slow food come l'Anzi, come tutti gli altri, come la Lucciola eccetera, parliamo di presidi slow food. Un altro aspetto, i bagni pubblici? Allora, devo dire anche questo è un altro fatto. Io, Antonio Rubino, mi pare di vederli, o ci sono? Ma te lo dico perché? Perché il sottoscritto ha chiesto al comune di Taranto i bagni pubblici. Poi a un certo punto ho detto, guardate, sono disposto a mettere a mie spese i bagni chimici. Mi hanno detto, no, ma sai, non possiamo mettere i bagni chimici perché non li possiamo mettere in via Berardi, non li possiamo mettere in via Mignone. A un certo punto io ho protocollato una richiesta, perché non volevo, perché a questa domanda vorrei poter rispondere con i fatti. Io ho una lettera protocollata, una PEC protocollata, dove ho detto, mi faccio carico io di mettere i bagni chimici. Ed è stato detto no. È stato detto no. Ho detto, guardate che è un problema non avere, perché poi avete voi una situazione. Appunto, no, qui è... Voi avete una situazione di bagni pubblici che è brutta, perché via qui ce n'era uno, l'hanno chiuso perché in via Clavio mi sembra c'era un bagno che sembra che ci sia dei problemi strutturali. Mi hanno detto che ci sono i bagni. Però sarebbe stato opportuno mettere quantomeno quelli chimici, allora, passeggeri, per così. La verità, sai, io tra l'altro io ho fatto una PEC al comune dicendo che volevo metterli, però capisco anche la posizione del comune, perché i bagni chimici emettono un cattivo odore, dopo pochi usi, ovunque tu li metti non sono più utilizzabili, ci vorrebbero le piattaforme, ma in realtà qui un problema è un altro, che i comuni si devono attrezzare, tutti i comuni, perché c'è stata una circolare della Regione Puglia che parla di aree attrezzate, no? Bisogna realizzare le aree attrezzate per questo tipo di manifestazioni, per tutte, che non ci sono, non a Taranto, ma non ci sono dappertutto, quindi sui bagni chimici, ahimè io ho fatto la richiesta e mi è stato detto il comune ha deciso di non mettere i bagni chimici. Però io voglio stemperare, perché tu hai raccolto delle interviste. Io faccio il mio, devo sentire pro e contro. Assolutamente. Io ho detto una cosa, era una provocazione, siamo in clima elettorale, perché mi sono trovato una pallina di ping pong, mi sento una pallina di ping pong in questo momento tra chi prende questa manifestazione per combattere l'amministrazione, il sindaco eccetera. Noi abbiamo fatto un progetto, noi riteniamo, sono sicuro, perché noi questo progetto lo facciamo a Firenze alla Leopolda, noi faremo 6 date con questo progetto. Con Renzi o senza? No, senza. Andremo praticamente 6 città italiane con il marchio Puglia Gourmet a fare street food rigorosamente pugliesi con 40 delle aziende di Polonia. Andiamo a gennaio a Londra, all'ambasciata italiana a Londra, quindi questo tipo di evento noi lo facciamo dappertutto, non siamo la Sagra Popolare, Martina, Grottaglia eccetera. Io chiedo solamente una cosa, aspettiamo lunedì poi tracciamo un bilancio, i commercianti si tirano le somme dei registratori di cassa, quando abbiamo incassato, quanto avevamo incassato l'anno scorso a novembre, perché non stiamo parlando. C'è un ristoratore che dice che stamattina a pranzo non ha venduto niente. Ma se ti serve, nemmeno questi hanno venduto niente, perché ancora noi stiamo iniziando. No, dice rispetto alle abitudini precedenti, gli altri giorni guadagnavo X, oggi guadagno X meno 10. Questa è un'altra cosa detta così, forse per protagonismo, per uscire anche sulle testate. Noi non è che abbiamo avuto ancora, non stiamo avendo gente, noi pensiamo che tutto comincerà da questa sera e avrà il culmine se non piove, perché sai che porta pioggia domani e dopodomani, quindi anche questo è un falso problema, facciamo i conti lunedì, poi martedì diciamo questa manifestazione è stata fallimentare, non si deve fare più tardi, punto, e la penseremo in un altro posto. E quindi i commercianti, 2 sere fa, 3 sere fa, qui c'era il mortorio, quindi che cosa può essere cambiato? Non è, da 3 giorni. Va bene l'iniziativa, è bene popolare Taranto, e su questo siamo d'accordo, il problema è l'oggetto di ciò che si espone, che non deve andare a pestare i piedi a chi regolarmente paga le tasse e già soffre di per sé. Tu sei uno che riesce a cambiare le cose, ma tu hai un'abilità. Ti ringrazio. Ma... Riesci poi a far uscire le risposte che vuoi dai tuoi interlocutori. No. Allora,
non esiste, perché hanno detto addirittura un negoziante che vende che ha in vetrina, ho visto io dei marchi che conosco, sono un esperto di moda perché ho fatto portici d'estate per tanti anni, quindi conosco l'abbigliamento, uno che ha in vetrina cose cinesi, che poi dice che ho visto sciarpe di indubbia provenienza, dai, ma è un atto, ma stiamo zitti. Comunque io ora, al di là di tutto, ritengo che per il futuro, per il prosieguo, sia opportuno che gli operatori commerciali, le organizzazioni di categoria siano quantomeno prima ascoltati dall'amministrazione comunale, perché le certe decisioni magari che vengono dall'alto possono creare malumori. Lo dico con spirito costruttivo. Sì, non è più così. Allora, noi pensiamo, i commercianti, io sono figlio di un artigiano, di un mio padre commerciante, era commerciante, un tappezziere. Vi voglio dire una cosa, oggi l'assistenzialismo è finito, oggi i commercianti, ancora oggi, non conoscono la parola marketing, perché se non si fosse fatta questa manifestazione, i commercianti di Taranto, che non sono stati in grado nemmeno di dire autotassiamoci, mettiamo l'illuminazione, no, se la mette il comune va bene, vogliamo che il comune metta l'illuminare, come lo fanno a Martina, come lo fanno là, però non è che si dicono perfetto, mettiamo le luminarie, investiamo come fanno a Roma, come fanno a Milano, dove i commercianti hanno, no, le prolochi, i commercianti investono per il territorio. Qui vogliamo assistenzialismo, vogliamo che il comune le metta. Non è più così. Rubino è venuto a Taranto, non ha avuto il suolo pubblico da parte del comune, lo ha pagato, lo sta pagando il suolo pubblico, perché non te lo regalano più, non è più possibile. Quindi basta, cioè, mettiamoci tutti insieme. Oggi verrà tanta gente, domani ne verrà tanta ancora di più, domenica verrà di più. Cerchiamo di far vedere la città come non è stata mai vista, perché tanta gente viene a Taranto per la prima volta. I B&B, ti sei chiesto? Fate un giro, hai sentito questi commercianti qua? Ma vai dai B&B di tutto il borgo, chiedi se hanno più un posto libero, perché qui ci sono già 100 operatori che hanno dormito a Taranto per 4 giorni.